serata entusiasmante, stiamo scrivendo un risultato storico. Per la prima volta nella storia della Repubblica, il centrodestra al ballottaggio a Sarzana. Abbiamo come dato, credo, due cittadini sarzanesi su tre che chiedono di cambiare, e nei prossimi 15 giorni parleremo di questo. Siamo entusiasti, siamo contenti, vediamo lo sviluppo dei dati per capire quale sarà la forbice. Non aggiungo altro, lascio la parola a voi. A te. Io ringrazio tutti per l'aiuto che è stato dato a questa squadra che è risultata anche in questa tornata elettorale la squadra vincente, per cui grazie di nuovo, grazie a Cristina per l'impegno e per quello che ha dimostrato di essere capace nonostante tutti gli attacchi che può aver ricevuto. Per cui effettivamente il dato oggettivo che due cittadini su tre hanno bocciato l'amministrazione uscente, hanno bocciato i cittadini di Sarzana, come tutte le ultime tornate elettorali hanno bocciato quello che è stato l'amministrazione targata PD. Per cui oggi è un nuovo inizio anche per Sarzana, al di là di come potrà andare poi il ballottaggio. Per cui oggi parte una nuova era per la città di Sarzana, per cui ci sarà la speranza di poter costruire un qualche cosa di nuovo. Grazie. Aggiungerei a quanto hanno già detto Cristina e Stefania che c'è un dato molto importante che sta emergendo. Noi stiamo andando meglio che la tornata storica delle politiche di qualche mese fa, e questo è un dato significativo fra politiche ed elezioni amministrative, dove tutti si aspettavano che il centrodestra calasse un po' rispetto a questo dato. Quindi stiamo andando molto meglio, indipendentemente dalla forchetta che avremo in vantaggio su Cavarra, ma è significativo il centrodestra davanti, fosse anche solo di un voto, è un risultato storico, come ha detto Cristina. Io credo che la sfida da questa notte, non da domani mattina, è fra tutti quelli che vogliono cambiare e fra tutti quelli che invece vogliono che Sarzana rimanga così, destinata al declino. Credo che sia una sfida importante e fondamentale per noi, importante e fondamentale perché chi insegue arriva prima al ballottaggio è sicuramente, come dire, è colui che deve assolutamente spingere forte nei 15 giorni successivi, perché vuol dire che il vento del cambiamento è forte. Quelli che hanno votato Cavarra l'hanno già fatto al primo turno, quelli che vogliono cambiare invece sono una vastità, è un'entità, come dire, abbastanza eterogenea di liste. Credo che in quel bacino noi avremo grande consenso con una Cristina che sa essere concava e convessa, l'ha già dimostrato in questa campagna elettorale. Le forze politiche hanno fatto quello che dovevano fare, cioè migliorare il dato delle politiche, che credo sia veramente qualcosa di eccezionale, perché parliamo di Sarzana. Forse ci dimentichiamo che la media della perdita del centro-sinistra, indipendentemente da come finirà tra 5 anni fa e oggi, viaggia intorno ai 30 punti percentuali. Questo credo che sia un dato significativo e politicamente rilevante. Grazie. Quindi adesso cosa succede? Aspetta, Andrea, un attimo, fate fare una dichiarazione, Andrea. No, da parte mia un grazie a Cristina, insomma, per questa campagna elettorale è stata entusiasmante. Credo che non ci rendiamo ancora conto forse di quello che abbiamo fatto e del risultato che abbiamo ottenuto. Da domani ovviamente deve continuare questo lavoro, questo impegno, e credo che ci siano le condizioni per raggiungere l'obiettivo più grande, quello cioè di andare a governare Sarzana. Un grazie a Cristina, un grazie a tutti i candidati, perché veramente hanno fatto una campagna elettorale straordinaria, andando in mezzo alla gente, provando a riallacciare col rapporto quotidiano col territorio e provando a dimostrare che c'è un altro modo di amministrare la cosa pubblica, il bene comune. E credo che, visto i risultati, i cittadini ci hanno dato fiducia, quindi bisogna semplicemente proseguire su questa strada. Prego a voi.